Allora, nel video di oggi parliamo di accordi e di progressioni. E parliamo di accordi e di progressioni perché in tanti brani che sento, che sono tante volte frutto di collaborazioni anche di miei allievi con altri che invece non sono miei allievi, sento che c'è un uso abbastanza improprio quanto banale degli accordi e delle progressioni e appunto di accordi. Voglio dire che usare sempre i soliti accordi, no? È una cosa che sicuramente non aiuta a scrivere una grande canzone. A meno che voi non siate abilissimi, a meno che voi non siate capacissimi nel fatto di saper sviluppare una melodia su una triade, cioè su un accordo di tre suoni, che suona sempre o quasi sempre molto inscatolato, è molto complicato scrivere su triadi. Molto complicato, bisogna essere molto capaci. Io come consiglio darei quello di cercare di scrivere almeno su accordi di settima. Scrivere su accordi di triade vuol dire ad esempio prendere una progressione anche normale, no? Tipo questa. Quindi fa. Che è una progressione assolutamente usata, usatissima soprattutto anche di questi tempi, una progressione molto molto di moda. Poi magari non è suonata con la chitarra, sicuramente non è suonata come l'ho eseguita io ora. Ecco, che cosa volevo dire però? Che molti brani necessitano di un'atmosfera. Se voi eseguite la parte di chitarra così, sembra una roba brutta suonata in spiaggia da uno che non sapeva suonare ed era la riserva del chitarrista ufficiale in chiesa negli anni 70. Ecco, diventa un po' un problema se questi brani che voi state cercando di scrivere non hanno già un'atmosfera. Cosa vuol dire non avere un'atmosfera? Vuol dire che già non hanno un mondo, non hanno un mood che ti invita all'ascolto. E quando un brano non ha un mood che ti invita all'ascolto, quasi sempre, oggi poi nell'era dello streaming questo è troppo facile, si va alla canzone dopo, no? E quindi i giochi praticamente, a quel punto lì, i giochi sono fatti, nessuno ascolterà il pezzo. Ma lo stesso discorso vale se voi volete far sentire la canzone a un A&R, se la volete far sentire a un manager, a un cantante, insomma, è lo stesso identico discorso. Dicevo, questa progressione fa, sol, la minore, è una progressione assolutamente semplice. Possiamo andare ad elaborarla un po'. Se noi la elaboriamo un po', mantenendo sempre i gradi della scala, cioè gli accordi costruiti sugli stessi gradi della scala, possiamo ad esempio fare questo. Che cosa facciamo? Cosa abbiamo fatto? Che cosa ho fatto? Ho sostituito questo fa con un fa maggior 7, il sol con un sol sesta, un la minore con una minore settima e un mi minore con un mi minore settima. Sentite che questo è già subito molto più affascinante, è indiscutibilmente più bello, no? Perché l'ho fatto io, chiunque lo esegua, non è un fatto di chi lo esegue. Questo è il primo punto, cioè invece di usare una triade così chiusa, cercare di aprire un pochino di più i suoni e guardate che anche nella tanto vituperata musica trap o rap o queste basi che sono un po' le robe che fa anche Billie Eilish, cioè gli accordi sono comunque questi, non sono mai triadi vere, c'è sempre l'aggiunta della nona, l'accordo è spesso di minore settima, e forse ecco, il major seven non va tantissimo di moda, ma non è poi vero perché comunque ci sono tante cose, anche l'ultimo di Madion, che per esempio è bellissimo, che usa assolutamente invece questo tipo di accordi. Ecco, poi a questo punto parliamo un attimo dei voicing. Cosa vuol dire i voicing? Il voicing è la voce principale, la voce che voi sentite cantare, no? Quindi in questo caso canto un mi, anche sul sesta. In questo caso sol, re, mi, sol, re. E
questo aiuta tanto, perché questo fa già da contrappunto alle possibili melodie che voi potete andare a scrivere su questo tipo di accordi. Cambia tutto ancora se voi decidete di suonarli in questo modo o se voi decidete invece di arpeggiarli, perché se voi li arpeggiate... Qui veniamo ad un punto che è tra le cose più belle, ma anche tra le cose più difficili da fare. Cioè riuscire a fare un contrappunto mentre si pensa a una melodia. Ora per un attimo dimentichiamoci della melodia, ma cerchiamo di costruire una parte di chitarra semplice, relativamente semplice, di livello intermedio, diciamo così, dove però all'interno ci siano già delle possibilità di avere un contrappunto, quindi... quest'ultima parte, io rimango sul mi minore settima, ma faccio re, re, do, si, e questo già aiuta a fare una melodia, se siete un po' capaci, ma spero di sì. Altra cosa ancora, non è detto che questa progressione di accordi sia scritta nella pietra, perché invece di fare così, come abbiamo fatto, potremmo sostituire ad esempio l'ultimo accordo se vogliamo cercare di ottenere un'atmosfera leggermente meno malinconica, e sostituiamo questo mi minore settima col re che canta con questo accordo che praticamente è un do a 9, no? E quindi diventa... A me piace molto anche questa, questa dà un pochino di, come si dice, un pochino di positività in più, anche arpeggiata. Ecco, imparare, come dicevo prima, a cercare di mettere già una piccola parte di contrappunto, anche se non c'è la melodia, aiuta tanto poi quando voi andate a fare la melodia. Un consiglio per fare buone melodie può essere, se avete una qualsiasi software, un qualsiasi multitraccia, ma anche un telefonino che abbia una app che registra più tracce, quella di registrare prima una parte... Una volta che l'avete registrata, la mettete in loop e cercate poi di costruire con la voce, io direi, alcuni lo fanno anche con uno strumento, ma vengono a fare delle robe un po' plasticose, cercate di costruire poi su questa progressione armonica messa in loop una bella melodia. Oppure cominciate a fare un po' di freestyle con parole, con un testo che magari avete appuntato lì. È un'altra possibilità, un'altra idea. Non dimenticate mai che più l'atmosfera è bella, più aumentano le possibilità che il brano che state scrivendo diventi bello. Se poi prendete Bring on the Night dei Police, che è costruito su questo semplice giro, eseguito molto lentamente, no? Eccetera. Se voi prendete gli stessi accordi e tenete solamente la voce che canta, no? E prendete il basso, diciamo così, l'atmosfera è sempre bella, ma è tutta un'altra cosa. La bellezza del brano è costruita proprio su questo tipo di arpeggio chitarristico che non so se sia stato scritto da Andy Summer o da Sting o da tutti e due insieme. Dicevo, se voi prendete questo arpeggio, no? Questo arpeggio fa la differenza.
poi è eseguito molto velocemente, assume anche una specie come di fare una specie di tappeto sotto, no? Diventa bellissimo. Ma vi rendete conto che era proprio il loro stile compositivo. Sting, che non è già più nei Police, a un certo punto scrive Fragile e usa le stesse posizioni. Questo è Bring on the Night e questo è... eccetera. Questa è Fragile, sono le stesse posizioni, no? Ecco, sono due canzoni meravigliose, due canzoni eccezionali, sono due super evergreen. Probabilmente Fragile è una delle, non lo so, 10 canzoni più belle che siano mai state scritte. La mia domanda è, sarebbe stata ugualmente bella se fosse stata scritta senza questo tipo di posizioni e senza questo tipo di abilità nell'andarsi a cercare gli accordi? Non lo so, qualche dubbio ce l'ho. Un'altra cosa che sta andando per la maggiore proprio in questi giorni è assolutamente nel trend, diciamo così, per usare una parola molto cool, che è un'altra parola cool, ok, vabbè, basta scherzare, è il fatto di poter costruire una specie di tormentone e poi costruire sotto questo tormentone un basso che cambia. Esempio tipico. Questo è già un supporto di accordi e di contrappunto che vi dà molte possibilità di scrivere delle buone melodie, credo. È chiaramente un esempio, se ne possono fare di molto più belli. È il primo che mi è venuto in mente così su due piedi, adesso mi sto facendo un video da fare vedere a voi, no? Per chiudere questo video, per chiudere questa breve lezione, chiamiamola così, sull'uso degli accordi e delle progressioni, è molto importante dire che gli accordi bisogna un po' andarsi a cercare, quindi o voi vi comprate un libro bello, ce ne sono tanti, che vi mostrano anche le varie possibilità di splittare gli accordi sulla tastiera, di dividere, di non suonare sempre gli accordi che con sei voci, occupando tutte le corde della chitarra, ma suonandoli magari a quattro voci, suonandoli a tre voci, un po' nello stile di Nile Rodgers, anche, no? Degli Chic, che fa sempre praticamente dei tricordi. Fa sempre dei tricordi e li muove continuamente e sono già un contrappunto a quello che poi sarà la parte del basso e a quello che farà melodicamente la voce. Ecco, è quello di andarsi a cercare gli accordi, capito? Perché se ad esempio voi fate... che è Shape of My Heart, this thing, scritto da Dominic Miller. Se voi l'analizzate armonicamente, la canzone è assolutamente semplice. Fa diesis minore, mi sesta, re sesta, do diesis settima. Con ritardo. Ma la canzone, se io la vado ad eseguire così, è molto molto diversa. Molto più semplice ed è molto meno bella. Se invece io la eseguo così, sentite come tutto improvvisamente diventi magico. Ecco, la ricerca di questa magia, una parola, lo so, un po' abusata, neanche bellissima, insomma, così, no? Però la ricerca di questa magia è importante, bisogna cercare di fare delle cose che siano affascinanti, delle cose che siano bellissime già per conto loro, e a quel punto ci si va ad aggiungere una melodia, si spera, molto bella, ed un testo ancora più bello, volendo vedere la cosa molto positivamente. Questa lezione è stata oggi esclusivamente tecnica, esclusivamente didattica, e niente, ci vediamo la prossima volta con qualcosa che in questo momento non lo so. Ciao a tutti.